Ho fatto conoscenza con un principe ottomano, un giovane acuto e straordinariamente assennato per la sua età. Si chiama Solimano. Dietro suo suggerimento, indagherò su alcuni giannizzeri corrotti che potrebbero essere in combutta coi templari. Con un po' di fortuna, essi mi condurranno dritto alla dirigenza del loro ordine. Frattanto, la veneziana Sofia Sartor continua ad aiutarmi nella ricerca delle chiavi di Masyaf. È una donna coscienziosa, piena d'energia e di passione, e godo immensamente della sua compagnia. Ma non oso rivelarle il motivo della mia presenza qui, né la mia vera vocazione. Chi non si accosta volontariamente alla nostra causa non dovrebbe essere costretto a lottare per essa. Guardate questo tappeto, qualità incredibile. I vostri piedi vi ameranno più di vostra moglie. Non sono sposato. Ah, buon per voi. Venite, toccate. Gli affari vanno bene. Non ho venduto niente. I giannizzeri mi hanno confiscato quasi tutti i tappeti, perché erano importati. Conosci Tariq Barleti, il loro capitano? È qui, da qualche parte. Un tipo arrogante, ma... mi insultate, signore. Non posso cederlo per meno di 200 monete. È l'ultima offerta. Quando lo troverò, gli chiederò dei tappeti. Mi volete rovinare, forestiero? Troviamo un accordo. A 180? 180 monete? E l'affare è fatto. Eccolo lì. Prego che Selim possa presto tornare in una città operosa. No, non posso crederci. Di tutte le realizzazioni di Maometto, inizio a pensare che questo bazar sia la migliore. Se qui non avete nulla da fare, andate altrove. Fate largo! A quanto pare la vita sta tornando alla normalità. Perlomeno mio figlio è stato assunto come scriba dal pascià. Muoversi! Mio marito sta cucendo un bell'abito di seta. Ordinerà altri 5.
Qui non avete nulla da fare, andate altrove. Spero sia la pace a portarvi qui. I miei ossequi ai gloriosi giannizzeri. I miei ossequi ai gloriosi giannizzeri. C'è qualche problema, comandante? Si tratta di un incontro importante. Assicuratevi che nessuno mi segua. Salute a voi, grandi protettori! Riposa e non in pace! Maledizione, perché tutte le volte sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Salute a voi, correte, grandi protettori! Fuggite, salvatevi! Questo impero è malato, è Bayezid. Mi duole dirlo. È il suo cancro. I miei omaggi, nobile campione. Salute ai vincitori di mille battaglie. Salute a voi, grandi protettori. Guarda, sembra che tutti vogliano dei disegni. Disegni dell'Aia Sofia, disegni della moschea del sultano di Eyup, mappe delle città o delle strade salute a sud che voi, portano all'Aggio. Grandi protettori! Abbastanza mercenario da accontentarli, anche se nutre dei sogni un po' più artistici. Cos'è stato quel modo? Troppo vicino. Tutti Jin. Salute ai giannizzeri! Viva! Salute ai giannizzeri! E Dio benedica voi protettori! Ehi tu!
Domani tornerò qui. E se non ti sarai liberato di questo ciarpame di fattura forestiera, te lo sequestrerò e lo getterò nel Bosforo. Fate largo! Dai, il mio figlio, proteggi la tua figlia devota! Chiedi voi bipolchi, ha visto cos'è successo. Salute a voi, campioni del popolo. Quali nuove? Manuele ha accettato di incontrarti, Tarik. L'aspetta alla porta dell'arsenale. Vecchia volpe che non è altro. Vieni. Potete verificare la somma, Tarik, ma terrò il denaro finché non avrò visto la merce con i miei occhi e ne avrò assaggiato la qualità. Intesi. Siete un uomo accorto, Manuele. La fiducia senza cinismo è vana. I conti tornano, Tarik. C'è tutto. E adesso? Avrete accesso all'arsenale. Se sarete soddisfatto, la merce verrà recapitata nel luogo di vostra scelta. I vostri sono disposti a viaggiare? Nessun problema. Molto bene. Vi farò tracciare una mappa entro la settimana. Siamo qui per lo stesso motivo? Uno dei miei uomini dice di aver visto un carico d'armi entrare nell'arsenale. Così mi sono incuriosito. Armi, eh? Sarei curioso di vederle anch'io. A meno di non uccidere tutti, non so come potresti entrare. Ti avevamo avvisato. Niente mercanti vicino alle mura dell'arsenale. Levate questa roba. Ipocriti! Se i vostri uomini non comprassero la mia merce, non la venderei qui. Siete peggio dei bizantini! Traditori! No! Bada come parli, parassita! Pure in tempo di pace, i poveri sono sempre sotto assedio. Se li spingiamo a sfogare la loro rabbia, forse questo aiuterà la nostra causa. Fingere solidarietà per conseguire i tuoi scopi. Che gentiluomo. Oh. Non è bello, lo so, ma funzionerà. E che coloro che si dimostrerà. I giannizzeri sono corrotti, brava gente di Costantinie! Si sono messi a criminose conquiste di Selim. Il Tom Capi ha pubblicamente criticato questa iniziativa. Brava gente di Istanbul! I giannizzeri sono corrotti, i cittadini e il glorioso sultano potrebbe rivelarsi utile per annientarla del tutto. Cittadini, nulla che debba interessarvi. Uomini!
uomini e donne della città! Ascoltate! Strisciate nella vostra caserma! Quella porta non rimarrà chiusa per molto. La gente ti sta facendo un favore, Ezio. Ricambialo e fai in modo di difenderla. Basta! Vergogna! 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 Lasciateci in pace! La vostra perfidia! Disonorate Bayezid! Ammazzate Bayezid! Dacci dentro! Lasciateci! Lasciateci! Così! Fagliela vedere! Lasciateci in pace! Disonorate Bayezid! Disonorate Bayezid! Sì, così! Così! Sanguinare! Così! Sì, così! Non vorremmo pagare! Così! Lasciateci in pace! Lasciatelo stare! E voi da dove venite? C'è qualcosa in quel man... Circondatelo! Da qualche parte. Merda! Merda! Dannazione! La tua morte non sarà rapida! Me ne vado! Ti supplico, non mi uccidere!
30 anni in questa città a vivere come un pidocchio. E finalmente tutto si ricompone. Quando la stirpe dei paleologi tornerà al potere, Emanuele, non dimenticate chi l'ha aiutata. Certo che no, amico mio. Non mi sognerei di tradire un uomo della vostra influenza. Ma dovete essere pazienti. Nuova Roma non fu fatta in un giorno. Sono soddisfatto. Portatemi alla nave. Se uno solo è danneggiato, non vedrete un soldo. Diavolo. Dannazione, non ci sfuggirai! Adesso, prendetelo! Ah, e adesso muori! Presto! L'ha trovato! La tua vita finisce oggi. L'uomo ha un aspetto molto familiare. Non vi ho già visto prima. Più veloce. Via, via. Potrebbe non essere finita qui. Chissà cos'altro può avere nel suo arsenale. Una specie di bomba. Sta tornando alla normalità. Salute. Mi sto avvicinando ad altri due libri. Uno vicino al Topkapi e l'altro nel distretto di Bayezid. Prima Bayezid. Topkapi sarà un vicolo cieco. Ah, sì. Che ve ne pare di questo? Oh, Ezio. È incredibile. Antica rilegatura copta ancora in buono stato. Notevole. Deve essere una trascrizione dell'originale del III secolo. Sofia, che è successo qui? Capita un paio di volte all'anno. Qualcuno entra e spera di trovare denaro. Io non tengo granché qui. Ma stavolta hanno rubato un ritratto di un certo valore. È un peccato. Continuate il lavoro. Vi troverò il quadro. Ezio, ormai il ladro potrebbe essere ovunque. Se cercava denaro, ma si è preso il dipinto, sarà nei paraggi, ansioso di liberarsene. Ebbene, se vi capitasse di trovarlo entro poche ore, venite all'acquedotto. Ho delle faccende da sbrigare lì. Thank you.
Immagino che vi sia un folle in ognuno di noi. Quell'uomo ha un'aria alquanto sospetta. Dov'è, ladro? Confessa! Non ho fatto nulla. Non potete dimostrare una... Non ne ho bisogno. Continuerò a picchiarti finché non parli. Il quadro l'ho trovato. Cioè, me l'ha dato qualcuno. Raccontamela giusta, se non vuoi fare una brutta fine. Dio mi aiuti! Ha cose più importanti da fare che... Non mi interessa come hai ottenuto il dipinto. Dimmi solo dov'è. L'ho venduto a un mercante del bazar. Non avevo altro modo di sfamarmi. La prossima volta cerca di essere una canaglia migliore. L'assassino! È lì! Aiuto! Padre, siete voi. Come avete fatto a fuggire? Ho un dipinto da vendere, se vi interessa. Un magnifico ritratto. Ma che diamine? Discreta somiglianza, non trovate? Preferisco l'originale. Buffone. Fu un dono di mio padre per il mio 28esimo compleanno. Dovetti posare per Messer Albrecht Dürer un'intera settimana. Ve lo figurate, io seduta immobile per 7 giorni a far nulla. Non ci riesco. Una tortura. Dunque, ho scoperto la posizione di un altro libro. E non è nemmeno lontana da qui. Grazie. Ezio, ditemi, che cosa c'è dietro? Non siete uno studioso, questo è più che certo. Lavorate per la Chiesa? No, la Chiesa no. Ma sono un insegnante, una specie. Un giorno ve lo spiegherò, Sofia. Quando potrò.
Che avete trovato? Un'altra chiave? Una specie di porta, celata da uno schermo di pietra. Ah, promettente. La prima chiave fu scoperta dietro una porta simile. Dici davvero? E come aprirono quella porta? In realtà, l'aprì il terremoto. Magnifico! Non abbiamo che qualche barile di polvere da sparo. Dovrebbero bastare. In caso contrario, ne useremo di più. Diavolo! L'assassino! Via! Via! Non uscirai vivo di qui! Fatti vedere! È là! Codardo! Eccolo qui! L'abbiamo preso! No, no. È qui, da qualche parte. Assassino! È dietro di noi! Colpitelo! Calma! Assassino! Fatti vedere! Uccidete quel bastardo! Fatti vedere! Abbiamo la polvere da sparo, dovremmo usarla! State indietro! Fatemi spazio! È dietro di noi! Mai sottovalutare quel matto! Dannazione! Oh!
I Templari hanno riconquistato l'archivio di Cipro. Abbas non ha inviato rinforzi. È stato un massacro. Oh mio Dio! Maria, quando lasciammo Masyaf 10 anni fa, l'ordine era forte. Ma tutto è stato vanificato. Abbas deve rispondere di questo. Rispondere a chi? Gli assassini obbediscono ai suoi ordini ora. Frena il tuo desiderio di vendetta, Altair. Di la verità ed essi capiranno il loro errore. Ha giustiziato nostro figlio minore, Maria. Merita di morire. Può darsi, ma se non riesci a riprenderti l'ordine con mezzi onorevoli, ne inficerai le basi. Hai ragione. 30 anni fa lasciai che la passione avesse la meglio. E la ferita che ne derivò non si è ancora sanata. Parla ragionevolmente e gli uomini ragionevoli ti ascolteranno. Alcuni sì, ma non Abbas. Dovevo espellerlo 30 anni fa quando cercò di rubare la mela. Ma ti sei guadagnato il rispetto degli altri assassini perché l'hai fatto restare. Che cosa ne sai tu? Non eri presente? Ho sposato un magnifico narratore. Guarda questo luogo. Masyaf non è che l'ombra di quello che era. Sei stato lontano per molto tempo. Ma non nascosto. La minaccia mongola andava affrontata e l'abbiamo fatto. Quale uomo può dire altrettanto qui? Dov'è nostro figlio maggiore? Darim sa che suo fratello è morto. Gli ho inviato un messaggio 4 giorni fa. Spero che l'abbia già ricevuto. Abbas, mi fa quasi pena.
porti il rancore come fosse un abito. Ha una ferita profonda. Udire la verità gli sarà d'aiuto. Girando per queste strade avverto paura fra gli abitanti. Non amore. Abbas ha rovinato questo posto, privandolo di ogni gioia. Potremmo andare incontro alla morte, Maria. Forse, ma ci andremo insieme. Lasciateli parlare! Vogliamo la verità su nostro figlio Seth. Perché è stato ucciso? È la verità che volete? Oppure una scusa per la vendetta? Se la verità ci offre una scusa, agiremo in suo nome. Consegna la mela, Altair, e ti dirò perché tuo figlio è stato messo a morte. Ah, la verità viene a galla. Abbas vuole la mela per sé, non per aprirvi la mente, no, ma per controllarla. Hai posseduto quel manufatto per 30 anni, Altair, dilettandoti col suo potere e serbando nei segreti per te. Ti ha corrotto. Molto bene, Abbas. Prendilo. Cosa? Prima di uccidere tuo figlio, gli ho detto che eri stato tu a ordinarlo. È morto credendo che tu l'avessi tradito. Altair! Altair! No! Forza, Altair. Maria. È posseduto! Uccidetelo! Prendete la mela, ora! Ferma! Si è scoperto! Inseguitelo, fratelli! Merda, l'ho perso di vista! Ora sei nostro! Presto, lo sto perdendo! Padre, mi è giunto il messaggio. Che è successo? Darim, va via! Sono tutti impazziti. Dobbiamo andare. Abbas non deve impossessarsi della mela. Se vi servono pugnali, prendeteli. Davanti a voi! Mia madre dov'è? Non c'è più, Darim. Mi spiace. Come? Che cosa? Dopo. Davanti a noi! Prima combattiamo! Meglio andare! Fratelli, non dobbiamo batterci! Scordati la ragione, sono avvelenati dalle menzogne!
Fuggite, salvatevi! Ehi, no! Signore, dove sono le guardie? Mi salverò, sacrificherò due capi. Attenzione! No! Non possiamo farci prendere! È stato Abbas a uccidere mio fratello. Ha ucciso tuo fratello, Malik e molti altri. Quello è un pazzo. Un pazzo con un'armata. Morirà. Un giorno la pagherà. È stato Abbas a uccidere mio fratello. La mela sarà mia, Altair. E avrò anche la tua testa per tutto il disonore che hai gettato sulla mia famiglia. Non fuggirai per sempre, né da noi, né dalle tue menzogne. Maria.